E oggi vi delizio con rotolo di pan brioche con cotto e scamorza affumicata. Andiamo subito alla ricetta. Guardate qua. In questa ciotola abbiamo 500 g di farina di tipo 0. All'interno andiamo a mettere 250 ml di latte tiepido. Quindi andiamo a sciogliere all'interno 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato, oppure 100 g di licoli, 12 g di lievito di birra fresco oppure una bustina di lievito di birra secco. Quindi vado a sciogliere il lievito all'interno del latte tiepido. Mentre sciolgo il lievito, aggiungo un cucchiaino raso di zucchero oppure di miele e vado ad amalgamare all'interno. Ora un uovo grande e intero. Quindi ora amalgamiamo bene gli ingredienti. Ora vado ad aggiungere 12 g di sale. E vado ad amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungo 40 ml di olio di oliva, quindi adesso vado ad impastare dapprima in ciotola. Ok, ora lascio la ciotola, questa la useremo dopo, e vado ad impastare fino a che non ottengo un bel composto liscio ed omogeneo. Ok, abbiamo finito. Ora vado ad oleare un po' la ciotola, la stessa dove noi prima abbiamo impastato. Vado a stendere l'olio, poi adagio la nostra palla, oleo anche questa in superficie e la massaggio leggermente. Adesso che faccio? Chiudo con coperchio oppure con pellicola e metto in forno spento con lucina accesa per quelle 3 ore e mezza circa, a seconda della temperatura ambiente. In questo periodo, per esempio, stiamo arrivando già al caldo, come possiamo vedere, quindi ci può volere anche meno tempo. Mi sono ripresa. E naturalmente con il lievito di birra sono sempre quelle 2 ore. Noi ci vediamo al raddoppio. Guardate qua che meraviglia come è lievitato. Allora, ho infarinato il piano di lavoro e delicatamente vado ad adagiare la nostra pasta. Adesso che facciamo? Con i polpastrelli andiamo ad allargarlo senza usare il mattarello. Allarghiamo, allarghiamo fino a formare un bel rettangolo. Mi raccomando, quando allargate, quando fate la forma del rettangolo, attenetevi alle misure dello stampo. In questo caso io sto usando uno stampo da plum cake 10-30. Allora, l'ho allargato con i polpastrelli. Adesso qua potete vedere che ho del prosciutto cotto e questi sono 150 g di prosciutto cotto a fette e lo vado ad adagiare proprio qua sulla superficie, su tutta la superficie. Ok, a questo punto andiamo ad adagiare qua sul nostro prosciutto cotto 200 g di scamorza affumicata, ma tenete conto che voi potete usare dell'emmental, quello che voi, che il gusto che piace a voi. Io uso la scamorza perché mi piace tantissimo. L'andiamo a sistemare per bene. Andiamo ad appiattire in modo che quando noi andiamo ad arrotolare la scamorza rimane intatta sul nostro prosciutto. E adesso che facciamo? Delicatamente andiamo ad alla bolla, delicatamente andiamo ad arrotolare. Guardate qua lo stampo rivestito da carta forno. Per chi volesse sapere, io prima la bagno un po' sotto acqua corrente, la strizzo, l'asciugo con un canovaccio e la adagio qua dentro. Poi che faccio? Ci metto un canovaccio all'interno in modo che prenda bene la forma e vedete qua. Quando sta, guardate, vedete, si prende la forma esattamente come lo stampo. Io vado a sigillare, vedete, queste sono le aperture, quindi andiamo a sigillare perfettamente, mi raccomando. Arrotoliamo e creiamo la forma di un rotolo proprio vero, vero e proprio, guardate, attenendosi sempre alla misura dello stampo. Ok, lo prendiamo delicatamente e lo adagiamo nello stampo. Guardate, vedete? Lo sistemate dandogli la forma nel migliore modo possibile. E adesso che facciamo? Lo mettiamo in forno spento nuovamente con lucina accesa fino al raddoppio. Saranno circa 2 ore. Tenete conto sempre che stiamo parlando di lievito madre, se parliamo di lievito di birra è un'oretta circa. E poi sta facendo anche caldo in questo momento, in questo periodo. Stiamo arrivando veramente al caldo. E sinceramente io preferisco l'aria fresca, quindi noi ci vediamo dopo!
Guardate che meraviglia come è lievitato. Ora qua in questa ciotola ho un uovo intero con un cucchiaio di latte. Con lo stesso pennello vado a mescolare e quindi adesso vado a spennellare tutta la superficie. Quindi a questo punto alterniamo spolverando semi di lino e semi di sesamo. Comincio e continuo. E siamo pronti! Ho preriscaldato il forno a 180 gradi statico e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. Ma Ogni forno sa. mi raccomando, questa volta l'assaggio lo facciamo quando è ancora caldo perché c'è la scamorza affumicata. A dopo! Ci tenevo davvero tanto a farvelo vedere. È bollente, però guardate, guardate come sta affilando la scamorza. È una meraviglia! Guardate qua. È bollentissimo, ma non fa niente perché io volevo, ci tenevo tantissimo a farvelo vedere l'interno. Anche da freddo è buono, però tenete conto che magari l'emmental o la scamorza, quello che metterete, sì, un po' si indurisce, no? Però guardate la meraviglia. Uno spettacolo. Mi raccomando, fatelo. Ci tengo tantissimo, ci tengo tanto, tanto, tanto. Guardate. È caldo? Però ne vale veramente la pena. Io con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata. Mi raccomando, fatelo, ci tengo. Taggatemi su Facebook, su Instagram. Alla prossima, ciao!